agli Oscar 2016 chiocciola Getty Images diritti d'autore Getty Images Jennifer Lawrence ha detto di lui, Timothée, as che cresca un po', capite, farò la mia mossa non appena avrà circa 30 anni. Ditegli di aspettare, è così talentuoso e bello. Al foto col di Red Sparrow a Londra, al foto col di Red Sparrow a Londra, al foto col di Red Sparrow a Londra, diritti d'autore Splash News, diritti d'autore Splash News, diritti d'autore Getty Images, 22 anni, newyorkese ma con papà francese. Prima di diventare una star internazionale, ambiva a diventare calciatore, sono francese, dopotutto. Ai tempi del college amava realizzare anche brevi video rap. Si firmava Timmy T. Il debutto a Hollywood è arrivato nel 2014 nei panni del figlio di Matthew McConaughey in Interstellar. Al Sundance Film Festival, nel 2017 al Festival di Berlino, nel 2017 al Toronto International Film Festival, alla premiere di Lady Bird al Toronto Film Festival, a un film del Toronto Film Festival, al New York Film Festival, l'incontro di bocce tra il 17enne Elio e l'aitante Oliver, nella calda estate del 1983. I due si sono scambiati apprezzamenti a distanza, lei ha detto, as che faccia 30 anni e mi ci butto, lui ha risposto, è stupenda, che onore, per me. Stasera Jennifer e Timothée sono attesi al Dolby Theater. Dopo il commento di Jennifer Lawrence, 27 anni, su Eton Line, oddio, è troppo giovane, a proposito di una possibile storia tra lei e Timothée Chalamet, 22 anni e protagonista del film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, le voci che esserci del tenero tra i due si sono fatte più insistenti. Al recente Independent Spirit Awards in Santa Monica, California, il giovane Timothée Chalamet, appena uscito da una relazione con Lourdes Maria Ciccone, figlia di Madonna, ha replicato con lusinga gli apprezzamenti di Ilungalo. Top Stories, non so se ha davvero detto così, ha dichiarato con imbarazzo Chalamet a proposito della presunta cotta che la bellissima Jennifer avrebbe per lui, ha così tanta talento ed è così, così. Il giovane Timothée, che non è un quindicenne inesperto come immaginava la Lawrence, anzi un maggiorenne a tutti gli effetti, ha replicato a E, come ho già detto, lei è una vera leggenda. È un'icona tra i più giovani che hanno spesso difficoltà ad avere una carriera alla sua età. E lei ha già fatto tutto e anche di più. Quindi che onore per me, l'ho incontrata un paio di volte, ha continuato. È stupenda. Lei è tutta questa storia è una F asterisco 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 follia. Jennifer Lawrence ha davvero parlato di lui in quei termini. Anzi, spingendosi oltre e sbilanciandosi sulla sua per il giovane attore, ha detto qualcosa del tipo, lo faccio ingrassare come un maiale da e poi mi ci butto non appena farà 30 anni. Non pensavo fosse così giovane, ha confessato a Eton Line il mese scorso in un'intervista durante la promozione del film Red Sparrow, in cui interpreta una spia seduttrice. Faranno scintille questi due alla degli Oscar 2018, Jennifer, che con Jodie Foster annuncerà la vincitrice del premio come miglior attrice protagonista, e Timothée Chalamet, nominato come miglior attore protagonista, si incontreranno al Dolby Theater. Chissà che quelli che ora sembrano essere solo gossip non diventeranno realtà, from social media.